Salve amici, buonasera. Siamo in compagnia di un carissimo amico di POS, un carissimo amico personale, e vado a presentarvi subito un espertissimo della lingua napoletana. Lui ci tiene molto a specificare questa cosa. Sto parlando di Davide Brandi. Eccoci qua. Buonasera Davide. Buonasera, ciao Umberto. Come va? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. So che devi andare presto a letto perché domattina ti chiamano da Radio Marte, no? Beh, presto relativamente, insomma. Relativamente, certo. Era per rompere il cosiddetto ghiaccio. Davide, ti ho presentato come espertissimo della lingua napoletana e perché è così. Parto subito con la prima domanda. Come nasce questa lingua napoletana? Le sue radici e da quanto tempo? Sì, allora diciamo che più che esperto, appassionato, appassionatissimo sicuramente, poi esperto non tocca a me dirlo. Allora, la lingua napoletana nasce dal latino, quindi è una lingua neoromanza, nasce diciamo all'indomani della caduta dell'impero romano, ovviamente non è che è nato il napoletano, però si sono gettate le basi di quello che poi diventerà latino volgare, cioè volgare inteso come popolo, quindi il latino parlato dal popolo, che poi si andrà a sviluppare in tutte le aree quasi tutte le aree dell'ex impero romano, che andrà a sviluppare quelle che sono state le lingue neoromanze, quindi dal portoghese alle lingue spagnole, le lingue francesi, le lingue della penisola italica, quindi non solo il napoletano, ma tutte le altre parlate, dal siciliano al piemontese, al bolognese, e al napoletano anche, e altre lingue fino al rumeno, perché l'impero romano, ricordiamo, l'impero romano d'Oriente, fino in Romania, quindi anche lì ci sono tracce. Quindi il napoletano nasce dal latino, così come è nato, diciamo, il toscano, quello che poi andrà a sviluppare l'italiano attuale, l'italiano. Grazie. Quindi, Dove prego. si parla ancora, diciamo, il napoletano, scusami, oltre alla Napoletano, capitale? napoletano. Beh, guarda, il napoletano, a dire il vero, questa è una diatriba, diciamo che è una discussione un po' aperta. La lingua napoletana si parla a Napoli, nella città di Napoli o qualche zona limitrofa di Napoli. E già ci spostiamo di pochi metri, andiamo a Pozzuoli, sentiamo tutta un'altra lingua, oppure se andiamo un po' più al sud, andiamo a Torre del Greco, Castellammare, Torre Annunziata, ne sentiamo un'altra, che è un po' simile, diciamo, al napoletano, cioè tra di noi ci comprendiamo, non sempre, però ci comprendiamo, però comunque sono lingue diverse. Quindi la lingua napoletana, diciamo, che è prettamente della città di Napoli. Poi, man mano che ci spostiamo, ci allontaniamo dal territorio, si vanno ad acquisire, si vanno a sentire tutta una serie di sfumature e quindi le altre lingue, quindi dall'Abruzzo fino alla, diciamo, fino alla Calabria Nord c'è questa grossa lingua che i linguisti identificano come lingua anche l'UNESCO, lingua del sud Italia, che però, a dire il vero, al suo interno ha le sue lingue ed è giusto che sia così. Certo, diciamo che fino alla Calabria Citra, io ci vivo in Esatto. Calabria Citra, avverto dei vocaboli, tra virgolette, arcaici ma napoletani, con l'inflessione dialettale del posto, però napoletani, quindi vuol dire che questa lingua poi in effetti si è espansa un po' in tutto il sud, poi ci fermiamo chiaramente nel catanzarese dove man mano arriviamo al siciliano, giusto? Esatto, beh, esatto, guarda, le lingue, se ne vogliamo, le lingue raccontano la storia dei territori. Tu hai fatto un esempio, la Calabria Citra, quindi parliamo della Calabria Nord, il Cosentino, la zona di Cosenza, che rispetto al resto della Calabria, quindi da Catanzaro, Crotone, di Bolenza fino a Reggio Calabria, c'è una netta differenza tra le parlate locali. Questo perché nella Calabria del Nord ci sono stati chiaramente, come popoli, ci sono stati i Lucani, gli Osci, i Romani, di più rispetto al sud. Diciamo che il sud della Calabria è più greco, ecco. Reggio Calabria è stata una roccaforte greca, così come lo è stato Napoli, quindi era una città rispettata dall'impero romano, pur essendo facente parte dell'impero romano, comunque era una città, una sorta di, diciamo, di porto franco, possiamo
far passare questo termine, così come lo era Napoli, cioè territorio dell'impero romano, però era come dire, venivano considerate urbe greche, quindi città romane ma greche, quindi era lasciata una certa autonomia culturale. Perché questo? Perché per gli antichi romani la cultura greca era il massimo dell'aspirazione, era il bello, quindi era qualcosa di bello. Infatti i figli dei patrizi romani andavano a fare una sorta di master, possiamo dire, proprio nelle città greche di Atene, di Rodi, anche a Napoli se vogliamo, perché poi i maestri di origine greca, gli schiavi grechi che insegnavano la filosofia greca, quindi tutta l'arte greca, c'erano anche a Napoli. E quindi la differenza, ecco, tra Calabria Nord, quindi il Cosentino, e la Calabria Sud, ci racconta proprio questo. Quindi la maggiore presenza dei greci nel sud della Calabria, ci sono tante città fondate dai greci, rispetto al Cosentino, dove è stato occupato più, ecco, dagli Osci, dai Bruzzi, che poi sono stati sconfitti dai romani, sono stati assoggettati e si sono fusi con gli Osci e poi con i romani. Quindi ecco, la lingua ci racconta la storia. Certo. Davide, io frequento comunque Napoli, però ho visto che da quando ero ragazzino ad oggi molte cose sono cambiate, diciamo, a Napoli, no? Molte parole non si utilizzano più. Mi ricordo, per esempio, quando noi dovevamo dire una mezza rissa, una cosa, una iacuera, no? Adesso non si utilizza più. Magari se vado a Napoli e parlo con un ventenne, mi guardo in faccia e dice: ma che dici questo signore? O sbaglio? Allora, diciamo una cosa. Sì, iacuera forse si dice ancora, anche se viene sostituita. Una lingua è viva perché è in evoluzione. Allora, anche il napoletano è in evoluzione, quindi è normale che il napoletano che si parlava ad inizio secolo del Novecento non è il napoletano che si parla oggi, ed è giusto che sia così. Vedi, le parlate locali, quindi i dialetti o le lingue, se vogliamo, per l'italiano, questo lo dicono i linguisti, i docenti universitari, per l'italiano sono una fonte inesauribile di vitalità per la lingua italiana, perché tu pensa quante parole della lingua napoletana sono diventate stabilmente parole del dizionario italiano. Ce n'è una per tutte che è diventata una parola in tutto il mondo conosciuta, pizza. Pizza è una parola napoletana che è conosciuta in tutto il mondo, ma non solo quella, ce ne sono tarallo, per esempio. Tarallo è napoletano, ma è entrato stabilmente nel vocabolario italiano. Che ne so, Alice, chi potrebbe mai immaginare che la parola Alice è napoletana? È di origine napoletana perché in italiano si direbbe l'acciuga. Quindi ecco, le parlate locali sono tesoro per la lingua italiana perché la tengono viva. E così è la lingua napoletana, come dicevi tu. Cioè, in effetti il napoletano è lingua viva perché si evolve. Io nelle mie lezioni di lingua napoletana che tengo mi piace terminare sempre gli incontri con gli slang dei ragazzi, perché anche le canzoni dei rapper, il trap, eccetera, eccetera. Qualcuno storcerà il naso, qualche storico della lingua, però ragazzi, quella è l'evoluzione. E forse sbaglieranno nello scriverlo, nell'ortografia, e lì bisogna intervenire, però l'evoluzione non la possiamo fermare. Ed è importante, ecco, andare incontro a questi ragazzi e imparare anche da loro, se vogliamo. Tu hai fatto il riferimento della parola iacuella, io ti potrei dire un'altra parola, che so, pariare. Pariare, sì. Oggi i ragazzi dicono yamma pariare, stamma parian, cioè in pratica sì. Stiamo divertendo, stiamo perdendo certo. Tempo, stiamo pariare, in effetti il significato originario era digerire, cioè praticamente il tempo che intercorre dal dopo mangiato alla digestione. Quindi sto pariando, sto sì. Digerendo. Il periodo in cui si faceva la acuntruca, quindi l'ora di per traslato oggi ragazzi, paria significa perdere il tempo. Quindi il napoletano è una lingua viva, su questo non ci piove, perché è in evoluzione. Ecco, proprio a proposito di questo, quali parole
proprio sono quasi state sostituite, no? Perché io mi sono permesso, abusando della tua amicizia, di fare qualche esperimento sul mio profilo personale, mettendo per esempio la brocca, no? E ci è voluta una giornata per capire che poi era l'attuale forchetta, però oggi si chiama forchetta e molti napoletani, appunto, si è arricchita ovviamente la lingua, perché non dimenticando la brocca abbiamo anche la forchetta, quindi possiamo dirlo in tutti e due i modi. Dacci qualche saggio, diciamo, qualche parola in disuso e adesso come si dice? Dacci un saggio. In effetti è semplice, perché basta prendere un dizionario, il primo dizionario di lingua napoletana risale verso la fine del Settecento di Galliani, però basta prendere i vari dizionari nelle varie epoche e vedere come le parole cambiano nel tempo. Hai fatto il riferimento di brocca, ecco, avrocca. Chi mai immaginerebbe a Napoli stesso che avrocca è la forchetta? Da brocum, quindi da brocum che significa sporgenza, qualcosa che sporge. In effetti erano i brocum, erano le persone che avevano i dentoni sporgenti in avanti, proprio come le punte delle forchette. Perciò si dice avrocca, ormai si dice forchetta. Ma ci sono tantissime parole che scompaiono e altre che ne entrano. Per esempio, se io ti dicessi la crocchia pampana, chi è la crocchia pampana? Oggi se lo andiamo a dire ad un ragazzo, ma anche ad una persona comunque di un'altra generazione, comunque non saprebbe rispondere. Ed è un composto da arrocchiata, arrocchia sarebbe un insieme di persone, quelle che il nostro Presidente della Regione dice la chiama come si è, movida, quindi il riunirsi delle persone, no? Arrocchiata, stanno arrocchiando, sì. E pampana invece sono le foglie soprattutto quelle un po' più grandi, diciamo, cioè. Delle palme. Quindi la crocchia pampana è colui che, era un antico mestiere possiamo dire, era colui che metteva insieme, raccoglieva queste foglie per strada, soprattutto nei periodi di autunnali. Queste foglie raccolte poi servivano per vari lavori artigianali oppure per fare altre cose, quindi era un mestiere. E la crocchia pampana oggi, o meglio, fino a un po' di tempo fa, lo si diceva ad una persona inutile, perché la crocchia pampana, mettere insieme le foglie, era un lavoro inutile. Quindi si dice più della crocchia pampana per identificare proprio una persona che fa una cosa di poco conto che non serve a nulla. Ma ce ne sono tantissime di parole che ti posso dire. Per esempio, malacarne, dalla parola male carne, quindi è una persona cattiva. Oggi non si direbbe più malacarne. Oppure, che ne so, sto vedendo un po' le parolacce che dico la radio marcia la mattina. Sì. Insomma, sono tantissime. Vabbè, diciamo che parole tipo avaiazza, queste cose qua ancora vengono utilizzate anche dai giovani, avaiazza, sandraglia, ma ogni parola ha la sua storia. O queguero, certo. Per esempio. Queguero è una parola, ecco, qua forse i ragazzi non la conoscono. Queguero viene dalla testa dei quaqueri, perché nel Settecento a Napoli vennero proprio una setta di quaqueri per portare la loro religione, la loro fede, e i napoletani quando videro questi quaqueri ovviamente vestivano in modo molto appariscente, con questi vestiti larghi, queste giacche enormi, e quindi erano strani, i napoletani dissero da quaqueri e quequeri, quindi come un quequer, quindi sei uno un po' strano, veste in modo strano. Insomma, Umberto, ci sono un'infinità di parole, potremmo parlare tutta la notte oltre. Tu, oltre ad essere un cultore proprio della lingua napoletana, sei un poeta, scrivi tante bellissime poesie, sai che ti seguo, le apprezzo molto, per rispetto, diciamo, dei tuoi canali, eccetera, non le copio e incollo, anzi stasera ti chiedo la cortesia se posso farlo per divulgarle anche sul mio canale. E puoi condividere tranquillamente. Grazie. E poi tu la mattina a Radio Marte, appunto, fai un'operazione bellissima, a mala parola, no?
cioè mi sembra, come si chiama, Sergio, il conduttore. Franco, sì. Allora, dici qualche mala parola che non sia troppo, come si dice, esagerate, però quelle che dici tu la mattina, per far capire, e poi concludiamo con una tua bella poesia, non quella di Giulietta, perché ci sono anche i veronesi. Allora, sì, allora diciamo innanzitutto che la rubrica della mala parola è all'interno di una radiotrasmissione condotta da Franco Simeri, dal bravo Franco, sì, che si intitola Scusate il ritardo, che va in onda a Radio Marche dalle 6 del mattino alle 7. E quindi c'è questa rubrica Mala Parola in cui io spiego ogni giorno una parolaccia della lingua napoletana, partendo chiaramente dall'etimologia, quindi anche le parolacce, come dicevi tu, quelle più che possono sembrare spinte, io vado a spiegare da dove nasce. Quindi anche la parola più che può sembrare cattiva, la rivestiamo con un manto di velluto, la rivestiamo di cultura. Questa è un'operazione che noi lanciamo anche nelle scuole, per esempio, perché i ragazzini a volte sparano queste parolacce con una cattiveria proprio per far male. Allora, quando noi abbiamo provato a spiegare il significato, abbiamo visto che la parolaccia perde quella sua cattiveria e quasi quasi i ragazzini non la vogliono più dire perché sanno che significa qualcosa di importante. E mi dicevi, volevi sapere qualche... Niente, per esempio, io ti sentivo parlare con Franco e posso dirlo così, la zoccola, no? Che sì. Uno può dire, mamma mia, che stanno dicendo questi? Poi c'è tutto, a zoccola, zucculella, eccetera, eccetera, rappresentano tante figure diverse che hanno una loro collocazione, giusto? Esattamente, per esempio zoccola, la parola innanzitutto viene dal latino soculam, quindi soccula, che poi si evolve dal latino volgare, arriva fino a zoccola napoletano. Ma perché si dice così? Vabbè, ci sono varie ipotesi. Innanzitutto si dice perché possa venire proprio dalla zoccola, dal ratto, quindi dell'esecuzione veloce del ratto, che è poco credibile. Quella forse un po' più attendibile dal fatto che le prostitute dell'epoca, di molto tempo fa, avessero come calzature proprio questa sorta di zoccoli, non simili agli zoccoli di oggi, però questi zoccoli, e quindi quando camminavano facevano questo rumore forte di zoccoli. Quindi diciamo che questa potrebbe essere la fonte più attendibile. E poi io descrivo tutti i modi di dire, delle ragazzine che vestono in modo un po' più, come dire, così, che a Napoli si dice che la zucculella, oppure vengono tirate in ballo solitamente le sorelle e le mamme, perché si dice che la zucculella, che la zucculella è mamma, quindi per offendere ancora di più in questo caso. E ovviamente diciamo che andiamo in onda da settembre, quindi pensa da settembre ad oggi, ogni mattina, pensa quante male parole e modi di dire della lingua napoletana abbiamo trattato. Che si è sentito dire Franco poi, no? Si è sentito dire Franco e se ne sono sentito dire tutti i marchiani, gli ascoltatori, perché poi è diventato anche un libro che è proprio riuscito in questi giorni, A Mala Parola, dove abbiamo raccolto 60 male parole selezionate, quindi fra quelle più utilizzate, ma anche alcune poco utilizzate, proprio per cercare di riproporle e di vedere se magari possono rientrare nel linguaggio comune, mai con cattiveria, voglio dire, quindi sempre in modo ironico, scherzoso. Questo. Allora, facciamo così, Davide. Noi adesso concludiamo, prima di tutto ci diamo appuntamento per vedere questo libro e cercare di divulgarlo, uno dei primi a comprarlo sarò io certamente, però noi adesso ci lasciamo con una tua bella poesia napoletana, quella che scegli per me va tutto bene, e chiaramente ci diamo appuntamento alla prossima. Sì, va bene. La scelgo, non so, ne piglio una a caso. Per esempio, ecco, quella
aspetta un attimo, non voglio perdere, intanto che la cerco, volevo approfittare per dire, guarda, che durante i corsi di lingua napoletana che tengo a Palazzo Venezia, comunque a Palazzo Venezia e in tanti altri posti, noi trattiamo anche la letteratura napoletana, cosa per esempio che nelle scuole non è per nulla trattato se non marginalmente, quindi un po' di Gian Battista Basile, un po' di Edoardo e basta. Però ci sono tantissimi letterati di lingua napoletana che sono praticamente sconosciuti, ma che hanno scritto delle opere che sono meravigliose. Anzi, ci sono anche i calabresi, perché pochi sanno che anche la letteratura, c'è anche una letteratura calabrese, in minor parte, ma dialettale calabrese, per esempio Buono Pantu, chi lo conosce, Buono Pantu, cioè sarebbe Domenico Pigo del 600, che ha scritto tra le varie cose questa Casseide che in pratica potrebbe essere la prima opera erotica scritta in lingua calabrese. Allora, vediamo se questa poesia può andare bene, ne ho centinaia, quindi vediamo questa qua. Allora, si intitola O pepa angula zoccola, che è un modo di dire napoletano, che vuol dire praticamente non istigare, perché se mettiamo un granello di pepe nel sedere del topo, il topo impazzisce, quindi comincia a sbucare. Non istigare. Allora, annamurata mia, russa anna rosa, te na mamma, te na ambiciosa, stai caso piani sotto, fin da un bello palazzotto, quando sceng per dia fatica, a indosci un cin, ad andricato, e si sovrastuta a cunciatiel, incorvattata e popestetiel, corre a da figlia, panzurfa. Ne hai visto, chill, a dove? Quando mi ha ritirato ira, saputa a Sandra Mera, a trovo solo il balcone, a narò, o il canno friscone, potramente che fagli scala, e lotta a sera puntuale, trova una rosa un po' più ballatura, che te ne mano non la ganatura. E tu, mommo stai tornando, se ne si chiude un zunzuliano, e tu, invece mi fa una broccola, stai mettere un pepe con la zoccola. Ci sono molte parole, come hai sentito, che forse non tutti le comprenderanno, ma il bello è proprio quello, perché poi quando io pubblico la mala parola metto anche le didascalie per i termini napoletano meno comprensibili. Certo, magari lo farò io a posto tuo stavolta. Va bene. Allora, Davide, io ti strappo una promessa. Innanzitutto ti ringrazio moltissimo del tuo intervento della nostra Più STV. E ti strappo una promessa, perché sicuramente i nostri ascoltatori vorranno ancora rivederti e risentirti, quindi a voi, dacci l'onore di stare con noi ancora una volta, va bene? Certo, come no, anzi un saluto a tutti i fratelli calabresi, sicuramente. Ti ringrazio moltissimo, ti auguro buona serata e grazie di questo tuo intervento, a presto, salutami Napoli. Grazie a te Umberto, saluti, ciao ciao, saluti alla Calabria, ciao. Alla prossima, ciao ciao.